Oh, cosa fai? Fai finta di non vedermi? No, 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 stai, ci mancherebbe, mi metto lì. Allora, come stai? Anzi, no, rispondo io per te. Ovviamente bene? Eh certo, te stai sempre bene. Mi spieghi come fai? Ma non vedi cosa succede nel mondo? Le solite cose, come cazzo fai a stare bene? Incredibile. Comunque, sbaglio? O ti becco sempre qua? Ma perdonami la domanda, ma hai fatto le radici, per caso? No, scherzo, scherzo. Sai che mi piace scherzare. Oh! Ma sai che ultimamente mi è capitato di ripensare a quando ti abbiamo dato questo soprannome? Ma quanto è passato? Tantissimo tempo. Ricordi, eravamo sempre qua sotto casa e c'era anche Fabietto. E ad un certo punto è sceso la vicina col cane, sai, il solito cane, quello che rompe sempre le palle. E ricordi, ha iniziato a pisciarti addosso. E te cosa hai fatto? Niente, come se non fosse successo nulla, sei rimasto lì fermo, immobile, ad aspettare che finissimo di parlare e il cane di pisciare. Merda, se puzzavi quel giorno, Tri. Poi il giorno dopo, credo, sai che non ricordo esattamente. Comunque ci siamo rivisti sempre qua e eravamo inizialmente io e te, sì. Poi è arrivato Fabietto, ti è saltato addosso e ti ha detto: uè, Tri, che buon odore che hai oggi. Uè, Tri. Secondo me non poteva azzeccare soprannome migliore. Cioè, ti rendi conto che sei rimasto lì fermo, immobile, come un albero? Incredibile. Ma quante risate ci siamo fatti. Ma che caldo fa? È arrivata l'estate, è certo. Oh, ma a proposito di estate, non so se te l'ho mai detto. Lo sai di essere meteoropatico? Allora, ti spiego anche il perché. È incredibile come in questo periodo dell'anno tu cambi completamente e sembri un'altra persona. Ma completamente, eh? Assurdo. Comunque, stamattina mi sono svegliato e non lo so, sono in vena di complimenti. Fratello, lo sai che di fianco a te mi sembra di respirare aria diversa. No, non piscio ovviamente. No, no, aria buona, aria buona. Non lo so, è strano, ma credimi, è così. Ah, noi ci conosciamo da tantissimo tempo, vero Tri? Te lo sai che non mi hai, in tutti questi anni non mi hai mai fatto un torto. Niente di niente. È incredibile, credimi. No, forse una volta sì. Non so se ti ricordi, io ricordo benissimo. Eravamo piccoli e mi avevi rubato la palla e non volevi più ridarmela. E giustamente io sono scoppiato a piangere e sono corso da mia mamma, disperato. Ah, a proposito, non me l'hai più ridata quella palla lì, bastardo. Certo, ripensandoci oggi dici che sciocchezza, però sai, ai tempi. Dai Ste, andiamo. Sì, 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 dammi un minuto. Ci sarebbe un'altra cosa che vorrei dirti. Probabilmente lo saprai già, te sai sempre tutto. Sai, hai un certo feeling per queste cose. Ieri giravo per internet. E ad un certo punto ho visto questo video piuttosto forte in cui delle persone venivano bruciate vive senza pietà. Pare fosse ambientato in Sud America o giù di lì. E nel caos generale ho visto una persona che assomigliava tantissimo a te. E non ce l'ho fatta. Sono scoppiato a piangere. Tri, era uguale a te.
alto, robusto, coi capelloni e la pelle scura scura come la tua. Poi ho pensato, merda, ma in questo cazzo di mondo è così difficile volersi bene, come me e te intendo. Perché tu mi vuoi bene, vero? Ste? Sì, arrivo. Sentirsi forti è semplice guardandolo dall'alto, un panorama inerme attorno al filo del Posso per discorso, una volta un abbracciarti? panorama sfondo e non Dai. protagonista, un panorama fermo sotto il mio autoscatto. Sentirsi forti è semplice, ma a volte è un po' un peccato. Peccato universale, salice salato. Di pioggia Arrivo, arrivo. radioattiva messa in vetrina in corso Como. La manifestazione dei diritti dell'uomo. Così. Futuro incerto.